Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero bene, io sto molto bene, anzi, molto bene direi non proprio, però dai, si va avanti con la scuola, con l'allenamento, con tutto quello che c'è nella mia vita che mi sta facendo uscire completamente pazza, però sì, si può fare. Allora, dopo questo momento un po' di sclero, perché sì, raga, per ora sono così molto totale. Sono tornata oggi con un nuovo video. Questo video sarà un video in collaborazione con Shane. Era un bel po' di tempo che non vi portavo un video di Shane e non sarà il solito video try on haul di vestiti, bensì mi hanno mandato un pacco totalmente scelto da loro. Quindi io non ho scelto assolutamente niente e mi hanno accennato che sono più che altro accessori per la casa, domestici, insomma, non proprio abbigliamento. Insomma, cose per outfit e cose del genere. E quindi adesso sono molto curiosa. Vedete giù nell'info box il link, come anche il link al loro sito e anche il mio codice sconto che vi lascio scritto qui. Comunque, detto ciò, direi che possiamo andare ad aprire questo paccone, anzi che già ho aperto, però vi posso assicurare che ho semplicemente sbirciato qualcosina, ancora non so assolutamente cosa ci sia dentro questo pacco e quindi adesso lo andiamo a vedere insieme. Prima faccio la copertina. Ok, copertina fatta, possiamo iniziare. Andrò a pescare le cose a caso. Quindi iniziamo da questo. Che carino! Ok, e questo è praticamente. Oddio, che carino! È un tappeto. Penso si metta davanti alla doccia. Ed è super carino. Vi lascio per ogni cosa che vi faccio vedere come si presenta su Shein. Quindi vi metto qui la foto e ve lo mostrerò anche qui nel video, nella realtà. Quindi è fatto in questo modo, come vedete, grandezza abbastanza grande, certo, non è gigante, però il tessuto vi posso dire è molto morbido e mi piace tantissimo il fatto che abbia questa appunto forma dei piedi. E nulla, super cute, veramente veramente carino. Lo utilizzerò perché si abbina anche ai colori del mio bagno. Comunque, andiamo avanti, peschiamo la seconda cosa. Questo mi sa che ce l'ho già. Esatto, già l'avevo preso questo qui perché mi aveva proprio incuriosito a me e perché mi sembra una cosa super comoda. In effetti mi ci trovo benissimo, quindi già è il secondo che ho. È un asciugamano con l'elastico, questa praticamente va qui sopra il seno e ha anche lo strappo, come si chiama? Non mi viene il nome di queste due cose che si attaccano, comunque l'avete capito. E quindi serve praticamente per non utilizzare l'accappatoio, utilizzare però una tovaglia in modo comodo, quindi molto molto bello. E che cosa c'è insieme? Insieme c'è il turbante. Raga, io da quando ho scoperto questi turbanti, perché prima non li utilizzavo, è stata la mia svolta, perché facevo sempre il turbante con la tovaglia, ma essendo le tovaglie troppo grandi, mi cadevano sempre. Insomma, io adoro il turbante perché faccio sempre asciugare i capelli molto, assorbirli molto dall'acqua prima di asciugarli, perché mi trovo molto meglio così. Quindi, se anche voi, diciamo, fate questa cosa, vi consiglio di provare questi turbanti che praticamente sono facilissimi da utilizzare, super comodi perché lo fai e praticamente non ti si leva dalla testa. Qui infatti c'è praticamente un bottoncino e qui c'è l'anellino per agganciarlo dopo che fate il vostro turbante. Comunque, andiamo avanti. Cos'è questo qui? Io ancora non ho idea di che cosa sia, scopriamo insieme. Ok. Ok, allora praticamente questo qui serve per i viaggi perché ci sono tantissime buste dentro e c'è anche quello che serve per sistemarle. Esatto, praticamente è questo. Che cosa serve? Serve per sistemare la varia roba in tutte queste pochette che vi vengono fornite insieme. Sono veramente tantissime. E si mettono tutte all'interno di questa grossa bag che ha anche questo manichetto. E qua c'è un'altra bag più piccola, anche questa con il manichetto. Andiamo avanti. Che cosa sarà mai? Chissà di tovaglia, di tovaglietta per la tavola. Vediamo se ho ragione. No. No, raga, non potete capire. Ok, penso sia una fodera per un cuscino. Sì, perché la forma è quella, anche molto carino, devo dire, con tutti questi fiorellini colorati. Ci sta bene nella mia cucina.
la cucina di mia madre in realtà, e dentro c'è la tasca per mettere il cuscino, quindi mi sembra proprio che sia un portacuscini. Comunque, andiamo avanti. Qua c'è una scatola. Queste sono le cose che piacciono a me, mi sa. Allora, secondo me è un portagioielli, eh? Sì, raga. Oddio, che carino! Guardate. Si presenta così. C'ha la cerniera tutto intorno e dentro è così. Guardate, ha qui tutto lo spazio per gli anellini. Qui tutti i buchetti per gli orecchini. E anche qui. Qui per le collanine, insomma, quello che volete. E qua per altre collane, bracciali, cioè è veramente carinissimo. Io sono malata di queste cose perché avendo tanta bigiotteria e tanti gioielli da varie collaborazioni, perché sinceramente non sono una che compra moltissimo queste cose, preferisco spendere soldi in altro. Del cibo, e ovviamente queste cose sono la mia rivoluzione perché mi impediscono di perderle e di trattarle male, quindi approved, super super approved. Andiamo avanti. Ecco, questo qui già lo vediamo dal pacco, dal packaging, che cos'è, ed è il frullino per il latte. Ragazzi, se non avete questa cosa, voi dovete assolutamente rimediare perché vi sconvolgerà la vita totalmente. Come si presenta? Sembra super professionale. Oddio. Wow! Allora, questa è la base, insomma. Questo invece è, come dire, il frullino che si monta alla base. E questo è il vostro frullino. E, raga, veramente, se non l'avete dovete assolutamente rimediare. Perché se bevete il latte la mattina, amate il cappuccino, è una cosa che vi stravolgerà la vita. Vedete, qui dentro si mette la batteria e nulla. Adesso non c'è la batteria, quindi non posso farvi vedere l'oggetto in funzione, però appena lo utilizzerò ve lo farò vedere magari in un altro video o non so, in questo qui vi metterò qualche clip, non lo so. Comunque, detto ciò, possiamo andare avanti. Se riesco a staccare, non riesco a staccarlo, andiamo avanti comunque. Mia madre mi odierà perché ogni volta lascio tutte le cose fuori dalle loro scatole e poi dice che si perdono. Ha ragione, ma sinceramente ho troppe cose da cui pensare. Andiamo avanti. Cos'è questo oggettino? Mi sembra... Allora, dal fuori mi sembra un ombrello. Vediamo. Ma è troppo carino. Cioè, guardate quanto è piccolo questo qua. Cioè, vi può entrare anche nella borsettina che voi utilizzate il sabato sera per uscire. Cosa che... fantastica, perché sappiamo tutte che le borsettine del sabato sera sono tipo così, però dico, se sono magari così, questo ci entra, che pure è carino. E questo è il porta ombrellino, sembra tipo un dipinto di Van Gogh, e questo è l'ombrellino che ora andiamo anche ad aprire. Ha una forma abbastanza strana, però guardate, atomico, atomico veramente. Ma poi guardate quanto è bello! È bellissimo! Cioè, questo... fantastico! Ora è nero, quindi la mia luce non va. Ok. E niente, raga, felicissima di questo, veramente. Andiamo avanti. Che sarà mai questo? Ah, ecco. USB salt lamp. No, vabbè! Ok. No, raga, che sono stupida. C'è scritto salt lamp. Cioè, praticamente, questa, guardate, è una lampada che funziona con il sale. Che cosa significa questa cosa? Questa è la lampada che andiamo ad aprire. Ok, qua dentro si ci mette questo sale che vi danno direttamente loro. E praticamente si accende qua, si attacca alla spina. E praticamente funziona come una lampada. Andiamo avanti. Soap dispenser. Ah, che carino! No, vabbè. Allora, raga, questo è un contenitore per il sapone. Io che mi gaso per queste stupidaggini, veramente, raga. No. No. Praticamente com'è? Qua dentro si ci mette il sapone. Si mette questo qui.
ed è una lumaca, una lumaca. Si preme, ok, si schiaccia qui, vedete? E praticamente esce il sapone da qua. Mi piace un sacco, mia mamma secondo me apprezzerà per queste cose. Un'altra lampada, questa volta è diverso però. Romantic Atmosphere. Adoro, raga, adoro. Ok, allora, questa qui si deve montare. Praticamente è una lampada, come vedete. Questa è la colonnina, ok? Poi sul quale deve essere messa questa qui, che è la lampada, questa è la base. E la cosa che adoro è che praticamente danno questo telecomandino per mettere la luce che vuoi tu. Quindi c'è la luce rossa, la luce blu, la luce verde, la luce... puoi aumentare la luminosità, insomma ci sono varie funzionalità. Andiamo avanti. Questa è molto enigmatica, cioè proprio non ti fa capire niente dal packaging, quindi andiamo a scoprire. Luci. Questo è un altro portagioielli, sicuro, perché io ce l'ho uguale, sempre di Shine rosa, esatto. Esteticamente è super carino. E poi ovviamente qui ha tutto lo spazio per mettere gli anelli, qui bracciali, barra, orologi, eccetera, eccetera. E potete anche dividerlo in sezioni, perché queste qui potete decidere voi dove posizionarle o se toglierle definitivamente. E poi qui sopra c'è lo spazio invece per le varie collanine, e questa ve la consiglio veramente, ma anche l'altra è molto bella. Comunque andiamo avanti, mi sa che questa è un'altra lampada, esatto, Little Cat Silicone Light. Ok, questa è una cosa super cute e super Chinese. Comunque vediamo, no, guardate che carina però, cioè è una piccola lampadina a forma di gatto ed è tra l'altro anche morbida, cioè guardate, cioè la potete utilizzare anche come antistress se non volete utilizzarla come lampada, quindi due in uno, cioè due in uno. Ok, brava Ale, per combinare il danno sei la migliore. Altre due scatoline molto enigmatiche perché non si capisce veramente nulla, e questa è veramente super leggera, non pesa niente. Cosa ci sarà mai dentro? Andiamo a scoprirlo. Sigillata per sempre. Vengono in soccorso. No ragazzi, cioè, mi sento presa in giro. Che cavolo è sta cosa? Cioè, a me sembra una di quelle cose antiche, non lo so, di Barbie e le 12 principesse danzanti, proprio quello stile. E questo è un tubo. Non è che è un portaspazzolini. Intanto apriamo questo tubo di plastica. Cioè, dico, se non è un portaspazzolini, cos'è? Per favore, aiutatemi, vi scongiuro. Comunque, andando avanti, abbiamo l'ultimo scatolino, anche questo molto enigmatico. Secondo me è una lampada, dico così, a intuito. Ma no, ma è troppo carino! Ma guardate questo astronauta, piccolissimo! Ma troppo carino! E questa è pure una lampadina. Anche qui però ci va... no? No, raga... E trovo questo qui, lo metto nel mio comodino per forza, deve dormire accanto a me. Come lo chiamiamo? Non lo so. Il nome più votato sarà quello che darò a questo piccolino mio. Finito questo momento, vi ho fatto vedere tutto quello che mi è arrivato. Il pacco è vuoto, non c'è più niente. Detto ciò, io vi invito a lasciare come al solito, se questo video vi è piaciuto, se vi ho fatto compagnia, un pollice in su. E vi mando un grossissimo bacio, spero che vada tutto bene. E basta, ciao!